Sto sfogliando un album di ricordi. Questa fine di anno è l'occasione migliore per farlo. Oggi ci viene data la possibilità di reggere questo ricordo alla luce della parola. Ciascuno di noi ha vissuto un percorso diverso e porta con sé il ricordo di qualcosa di personale, gioie, fatiche, scelte importanti, momenti speciali. Per me sicuramente è stato un anno molto particolare, intenso, ricco. Un anno ricco di emozioni il mio, il culmine tra la metà di maggio e la metà di giugno, una serie di eventi importanti concentrati in un breve lasso di tempo. A metà maggio ho compiuto 50 anni e negli stessi giorni ho compiuto 25 anni di sacerdozio. Nella parrocchia dove ho vissuto gli ultimi 9 anni abbiamo festeggiato insieme queste mie ricorrenze e gli anniversari di matrimonio di molte famiglie. Nella stessa settimana abbiamo accolto nelle nostre parrocchie di Pedemonte e Negrar una cinquantina di frati e suore e altri amici dall'Umbria in occasione della missione francescana. Sono stati 15 giorni pieni di luce, di calore e di gioia. Negli stessi giorni il vescovo mi ha chiamato per chiedermi la disponibilità ad un eventuale trasferimento in vista di una nomina arrivata qualche giorno più tardi. Nel frattempo abbiamo vissuto un momento di incontro radunando alcune persone dalle varie parrocchie in cui sono passato negli anni di ministero e io solo sapevo che a questi ex parrocchiani presto se ne sarebbero aggiunti altri e che presto ne avrei conosciuti di nuovi. L'estate è diventato il tempo dei saluti e del riordino e il trasloco a inizio ottobre. In questi ultimi 3 mesi ho vissuto la fatica e l'intensità dell'inserimento in una realtà tutta nuova e molto più, la bellezza della comunione nella fraternità presbiterale e della conoscenza di tanta gente. Ciascuno di noi in questi giorni può raccogliere il ricordo di quest'anno passato. In ogni caso, per tutti è un tempo che ci è stato donato, con le sue occasioni e le sue sfide. Ancora una volta, la parola di Dio ci illumina. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Nella mia vita, non solo in quest'ultimo anno passato, vedo un filo rosso e sono convinto che se ci mettessimo a raccontarci le nostre diverse esperienze, ritroveremmo ancora questo filo che ci accomuna e che lega i nostri giorni gli uni agli altri. È la mano della provvidenza di Dio. È il segno del suo amore. È il suo disegno di salvezza nel quale ci rende suoi figli e ci mette nel cuore la spinta verso l'infinito. È questa consapevolezza che ci rende capaci di non esaltarci quando le cose vanno bene e di non sentirci padroni assoluti della vita e al contempo ci rende capaci di non sprofondare quando dobbiamo affrontare qualche fatica e le forze vengono meno. Davvero, il dono della vita da figli amati, non da sudditi, non da numeri, ci regala il sapore di una vita piena. Nel brano del Vangelo della prossima domenica, tutto questo si traduce in due parole, due atteggiamenti. Il primo è quello dei pastori, pieni di stupore. Un po' come quando si apre la confezione di un regalo che abbiamo ricevuto, lo stupore è la curiosità di vedere che cosa c'è dentro. Una curiosità che è sempre mossa dalla gratitudine per il pensiero. Quando si riceve un dono, soprattutto quelli che contano, sai che qualcuno ti vuole bene.
Così lo stupore per la vita è riconoscere che ogni giorno nuovo va avvicinato con curiosità, perché non sappiamo che cosa contenga, ma anche con la gratitudine di un pensiero di amore che viene dal Padre. Ogni cosa, anche quella inaspettata, magari anche quella non immediatamente desiderata, è un dono da accogliere e da vivere. Il secondo atteggiamento è quello di Maria, che custodiva queste cose custodendole nel suo cuore. La parola custodia mi è diventata cara. Custodire significa conservare. Abbiamo qualcosa di molto importante, di molto prezioso, da conservare tra le cose più care della vita, l'amore di Dio. E questo non è un bene passeggero o soltanto occasionale, ma è la vita stessa. Custodire significa anche proteggere, come proteggiamo ciò che è più prezioso, esposta ai rischi della vita, alle infinite sollecitazioni del mondo, alle preoccupazioni, la nostra fede può andare in sofferenza. È un dono che va protetto gelosamente e nutrito dentro di noi. Custodire significa anche non buttare, come si fa con le cose che non servono più. Il rischio di avere una fede inutile, non necessaria per le scelte della vita, è un rischio concreto dal quale proteggersi. Finiremmo per rinunciare ad una risorsa preziosa per il nostro cammino. Custodire invece non significa nascondere. Anzi, chi sa custodire la grazia di Dio ne riceve luce e diventa capace di manifestare la bellezza che porta dentro di sé. Ecco, stupore e custodia ci mettono ancora una volta di fronte alla grandezza dell'amore di Dio, che davvero vuole il meglio per noi e fa di tutto per portarci alla pienezza della vita. Ancora una volta abbiamo bisogno di sentircelo dire e di viverlo. Con questo spirito, buon anno.